Ecco, buongiorno, sono molto contento di essere collegato in questo momento con Davide Ferrario e Franco Erminio. L'occasione di questo incontro è legata all'anteprima mondiale che è avvenuta al Torino Film Festival del loro film Nuovo Cinema Paralitico e diciamo, il contesto nel quale facciamo questo incontro è un contesto nel quale abbiamo deciso di dare attenzione ai libri e ai progetti editoriali che sono attorno alle opere cinematografiche. Quindi, oltre chiaramente a parlare del film, ma in qualche modo è già stato ampiamente fatto nella conferenza stampa di stamattina, però ecco, l'occasione oggi è di parlare anche con Franco Erminio e di in qualche modo collegare il film anche all'ultimo libro di Franco Erminio, che è La cura dello sguardo, che è stato pubblicato da Bompiani all'inizio dell'estate. Io vi ringrazio per il vostro tempo e ringrazio anche Davide in prima battuta per avermi fatto entrare in questo mondo. Non solo appunto del nuovo film presentato, Nuovo Cinema Paralitico, ma anche del progetto multimediale che è attorno a questo film e soprattutto di avermi avvicinato ancora di più a Franco Erminio ed è un privilegio per me conoscerlo personalmente attraverso questa presentazione ed in qualche modo un piacere che io voglio condividere con tutto il pubblico del Torino Film Festival. Io lascerei forse la parola a Davide, che chiedendogli subito come e quando vi siete incontrati, al di là del film. Io ero un lettore di Franco Erminio prima di conoscerlo, avevo i suoi libri, sapevo chi era anche per i suoi interventi, le sue attività, ed è successo che quando con Giorgio Mastrolocco abbiamo iniziato a lavorare a 100 anni, che era la terza parte di quella trilogia sulla storia d'Italia che abbiamo realizzato tra il 2011 e il 2017, Giorgio venne l'idea di usare Franco come testimonial della parte contemporanea di quei 100 anni. Era un film che partiva da Caporetto per arrivare alla Caporetto storica, arrivare alla Caporetto contemporanea. Ci siamo conosciuti anche personalmente, credo che siamo anche diventati amici. Non so se Franco Arminio condivide questo pensiero, ma vabbè, credo che siamo anche stati simpatici umanamente. C'è stata subito una forte sintonia sul lavorare, sul fare delle cose, sul pensare, non sempre vuol dire che la pensiamo alla stessa maniera. E poi una mattina ci siamo trovati a Mantova al Festival della Letteratura a far colazione insieme e Franco ha tirato fuori questa idea formidabile di, mentre io magnificavo qualche film che stavo facendo, di dire: ma a me il cinema mi rompe le palle, cioè, il cinema bisogna star seduti, è noiosissimo, bisognerebbe fare un nuovo cinema paralitico, un cinema dove non succede niente. Era una provocazione, ma in realtà c'era un senso, come spesso dietro certe uscite di Franco, ed ecco il film, nel senso che davvero c'era la necessità di fare un cinema che non fosse spettacolare, ma che fosse invece intenso. È una possibilità di cinema, non è l'unico, e trovo che sia assolutamente conseguente che l'ultimo libro di Franco si chiami La cura dello sguardo, perché è un titolo che sottoscriverei anch'io in questo senso. Credo che i registi dovrebbero essere i primi titolari della cura dello sguardo, ma per fortuna ci sono anche i poeti, ecco. Sì, è un titolo veramente illuminante che va veramente, ci invita anche a un'etica dello sguardo in qualche modo. È un argomento che abbiamo trattato questa mattina con le giurate del Torino Film Festival. E, Franco, ecco, facci il controcampo. Quando hai conosciuto Davide, che cosa hai pensato? Conoscevi già bene i suoi film? Che tipo di relazione avete instaurato? Ah, io non sono un grande, diciamo, osservatore di cinema, per un fatto anche proprio fisico. Io non, la postura proprio seduta, prolungata, non la sopporto. Anche quando ero ragazzo, alla fine del primo tempo me ne andavo, oppure uscivo ed entravo dal cinema. Però
Quindi ho anche trasformato questa mia allergia alla seduta in un discorso, diciamo così, ideologico contro il cinema di finzione. In realtà è un disagio mio fisico, perché appunto fino a circa i 30 anni non andavo nemmeno in pizzeria, non avevo nessuna possibilità di stare seduto. La mia inquietudine era così violenta che potevo fare solo cose in piedi o in cammino. Però di Ferrari ho visto varie volte un documentario dedicato a Gianni Celati, che secondo me è un po' l'ipotenusa di questi due cateti in un triangolo ideale, appunto formato da me e Ferrari come cateti e Celati come ipotenusa, perché almeno nel mio caso, in quel documentario, ma in tutte le conversazioni che ho fatto con Gianni, nelle forme di vicinanza che abbiamo avute, io penso di aver capito molto, di aver appreso all'arte dello sguardo, la cura dello sguardo proprio da lui. Perché era un inquieto poeta di provincia, di montagna, che rovistava un po' dentro il suo mondo interno, fatto di insoddisfazioni, di inquietudini. Gianni mi ha fatto capire che la gloria del mondo è fuori di noi, e nelle cose qualsiasi che stanno sotto la luce del sole. E Ferrario mi sembra uno di quei registi che, a parte raccontare delle storie, racconta bene gli spazi in cui le storie avvengono, perché bisogna sempre ricordarsi che tutto quello che avviene avviene in uno spazio, e questo, quindi saper leggere gli spazi mi sembra una cosa importante. Questo vale per i poeti, per i registi, ma anche magari per gli architetti, per gli urbanisti, per i politici. E invece abbiamo tantissime persone che si occupano di spazi, mettono al mondo delle cose nello spazio, che poi non ci stanno bene, non ci fanno stare bene negli spazi. Quindi io sono contento di essere amico e, diciamo così, e socio di lavoro di Davide, perché appunto è sensibile allo spazio. Questo mi sembra è un percettivo, cioè una qualità straordinaria. Io divido gli esseri umani in percettivi e opinionisti. Opinionisti li vediamo sempre all'opera, anche in questi giorni. E, non lo so, mi sembra che le astrazioni, le frasi fatte sul mondo, i grandi panneggi teorici non ci hanno portato molto avanti. Mi fido di chi guarda con cura quello che abbiamo intorno, e Davide lo fa molto bene. Grazie. Vi spiego una cosa che io spero di migliorare anche nei prossimi anni col festival. Noi guardiamo molto i film sul computer, quando facciamo la selezione, guardiamo molto i film sul computer o in televisione, insomma, se è collegata al computer, con dei file, insomma. Invece per questo film, visto anche che era molto semplice farlo, perché quando Davide mi ha parlato del film, eravamo entrambi a Torino d'estate e c'erano le sale utilizzabili in quel momento, anche se non in forma completa, ovviamente, come ricordiamo. E allora ho voluto far vedere anche al mio gruppo di collaboratori il film nella sala del Cinema Massimo. È stato praticamente l'unico film che abbiamo visto in sala per selezionarlo, ed è stato molto importante vederlo in sala, proprio anche considerando il fatto che questo film ha diverse possibilità di dialogo con il pubblico, no? C'è stato il primo momento con il Corriere della Sera, poi l'idea del film, e poi ancora altri sviluppi dopo il festival. Tu che opinione hai, Franco, di questa forma versatile anche di rapporto, anche in relazione al fatto che non ti piace stare seduto in una sala? E la domanda è anche, poi, visto che hai iniziato ad andare in pizzeria, presumo, visto che sì, hai detto, purtroppo sì, hai iniziato anche ad andare al cinema a vedere dei film brevi, oppure quello è sempre escluso? Allora, la forma breve, cioè la mia avversione al cinema, quello canonico, riguarda anche la letteratura. Per esempio, io amo moltissimo Kafka, però i suoi romanzi non è che li riesco a leggere, pur riconoscendo che sono libri straordinari. Quindi questo è un problema tutto mio. Quello che è interessante nel lavoro di Davide, anche un po' in questo che sto facendo io, è nel cercare forme nuove per portare la poesia o il cinema nel mondo che abbiamo. Ovviamente senza buttare a mare quello che si è fatto, senza essere irriguardosi verso, diciamo, i grandi maestri e verso la tradizione, però dobbiamo capire se le persone veramente hanno voglia ancora di leggere una certa poesia che viene da un certo modo di fare poesia, o un certo cinema da un certo modo di fare cinema. Cioè, dobbiamo porci questa domanda,
perché se vogliamo dialogare col mondo, se poi vogliamo custodire delle forme, ma è un lavoro di museo, non è più un lavoro di dialogo con la società. Questo è secondo me il punto. E ovviamente non scendendo, diciamo così, non svendendo, svilendo il proprio sguardo, ma dialogando con gli sguardi che ci sono in giro, perché lo sguardo non è solo il nostro. Noi dobbiamo raccogliere le dicerie sul mondo o gli sguardi che le hanno sul mondo e comporli in qualche modo in un libro di poesia, in un libro di prosa, come fa Davide in un film. Ma è sempre un dialogo col mondo, secondo me. Non è un arroccarsi autistico a dire il mondo non capisce niente, io faccio il mio cinema e il mondo è perduto. Non lo... No, secondo me chi fa cinema, chi fa politica, chi fa poesia è sempre profondamente in dialogo col mondo. Dipende da dove arriva la necessità di fare questa cosa. Io la vedo così e mi pare che siamo solo all'inizio, dobbiamo sempre più sperimentare appunto film per una sola persona, film che si fanno e poi si buttano al mare, mille cose, mille modi di film in cui veramente c'è un solo attore, una sola scena, un solo cane, un solo amore, un solo bacio, mille cose, tranne quella roba che conosciamo, la grande industria, che la fanno già gli altri. Noi siamo al margine, dobbiamo fare qualcosa che gli altri non fanno. Che senso ha mettersi in fila, voglio andare pure io a Hollywood? Non mi sembra una scelta saggia, anche proprio dal punto di vista proprio dei nervi. Cioè che, Davide, che dici tu? O vuoi andare a Hollywood? Ormai no. Ci ho anche provato io a starci, per 2 anni ho lavorato con la Miramax a un progetto e dopo sono tornato a casa, abbiamo fatto dopo mezzanotte e che era proprio l'opposto. No, ma è vero, io apprezzo, infatti ogni tanto mi sorprende, per esempio Franco è un grande utente, contrariamente a me, che ancora vado in giro con questa cosa qua, che adesso faccio vedere cos'è, ecco, un Nokia, non so di quale modello. Cioè, Franco è un grande utente per esempio dei social, avendo passato intere giornate e settimane insieme, l'ho visto, lui è sempre al telefono, però questo non penso che sia negativo dal suo punto di vista per quello che dice, cioè se ci sta, visto che è un percettivo anche lui, la sua idea di contaminare la poesia, che è quella roba apparentemente così paludata, sacra, che non si può toccare, sta solo sui libri, nelle conventicole, con la tecnologia che la mette a disposizione del pubblico, è un'idea buona. E su questo credo che noi ci siamo trovati. Nuovo Cinema Paralitico nasce infatti con l'idea di non essere prima di tutto il film, ma un progetto per provare a raccontare lo sguardo. Ecco, raccontare lo sguardo è forse un bel termine, perché raccontare di solito ha a che fare con le parole, invece è un'interazione tra parole e visione, e la forma con cui lo facevi doveva essere una forma non solo libera ma anche malleabile. Ecco perché sto ritrovando in questi giorni a descrivere Cinema Paralitico come una sorta di Lego, cioè questi mattoncini che sono delle unità narrative che messe insieme in diversi contesti, in diversi modi, producono diverse forme e diverse sensazioni. E quindi sì, bisogna cercare, non accontentarsi, soprattutto non ritirarsi e dire il mondo non ci capisce e il mondo ha torto, anche se sarebbe molto facile, perché il mondo ha quasi sempre torto, devo dire, in questo periodo, ma non basta, insomma. Grazie. Io volevo, mentre parlavate, mi veniva in mente intanto una domanda precisa. Mentre tu montavi questi mattoncini, li hai scritti benissimo, condividevi anche con Franco alcuni proprio elementi drammaturgici, cioè proprio come venivano concatenate gli elementi, oppure tu sei stato libero, poi cioè hai poi fatto vedere il lavoro finito montato a Franco? Ma devo dire che in fase di ripresa Franco ha dimostrato grande fiducia, nel senso che ha quasi sempre fatto quello che gli chiedevo, anche laddove credo non capisse fino in fondo dove si andava bene a parare. È stato veramente una grande dimostrazione di fiducia anche artistica, perché usavo la sua faccia, le sue parole, la sua presenza. Per fortuna poi quando abbiamo fatto quando l'abbiamo montato, io l'ho montato per conto mio, ma poi ci siamo confrontati, Franco è venuto 2 o 3 giorni a stare da me e l'abbiamo rimontato praticamente, sia nella versione cinema soprattutto che nella versione web, dove di fatto l'idea della partizione per questi capitoli
geografici in qualche maniera, è un'idea di Franco, per cui non c'è mai stata una fondamentale divisione, tu ci metti le parole, io ci metto la regia, perché ogni tanto ho fornito anch'io delle parole, ma andava dentro tutto in un senso comune di quello che stavamo facendo. E di questa esperienza del film, Franco, quanto è entrata nella tua scrittura? Quindi a prescindere dal film, nelle cose che hai fatto mentre facevi il film, subito dopo. Ma l'ha detto bene Davide, che io spesso stavo davanti al telefonino, quindi non ho scritto poco in realtà in quelle settimane che abbiamo girato. Abbiamo visto posti bellissimi. Io penso che questo esercizio di andare in Italia, soprattutto nelle Italie poco viste, è un esercizio che dovrebbero fare tutti, ma non per motivi turistici, proprio andare per curarsi, andare a guardare per curarsi, usare l'Italia come una clinica. Oggi si parla tanto degli ospedali, delle terapie intensive. In realtà tutta l'Italia è una terapia intensiva, se la guardi appunto bene, se vai con questo spirito, diciamo così, di dimenticarti un po' del tuo io. Quindi quelle cose non ho scritto direttamente, ma ce l'ho ben presente. L'Aspromonte, la Sicilia, il Delta del Po, cioè sono cose che a volte anche 10 anni dopo quel pomeriggio, quella mattina di nebbia, quell'incontro tornano, cioè non è che tu vai in un posto e il giorno dopo devi fare pennale, la cronaca, no, questo a volte produce un testo un po' così, devi lasciare che nel corpo le cose in qualche modo si affondino, no, e poi riemergano un po' quando vogliono loro. È un po' la scrittura, poi ti chiede di essere, cioè quel luogo, a un certo punto potrebbe capitare che Messina, che siamo stati sullo stretto, magari mi chiede di essere raccontata, ma io so che Messina l'ho messa dentro nel mio corpo in quel giorno. Quindi è un lavoro bellissimo quello di andare in giro a guardare, è anche un grande privilegio, diciamo la verità, noi siamo delle persone molto fortunate, io e Davide, perché appunto non solo facciamo dei bellissimi giri, ma poi qualcuno ci va anche a vedere quello che abbiamo visto. Quindi è molto importante considerare la fortuna di poter fare questa cosa, perché mentre la gente lavorava in fabbrica, noi andavamo in giro appunto a Messina, in Irpinia, in Umbria, cioè in un posto, il posto più meraviglioso che c'è nel mondo, con tutti i problemi che abbiamo, ma l'Italia resta. E secondo me anche quando la racconti nei luoghi meno firmati, meno famosi, meno belli, l'Italia è sempre straordinariamente interessante. Questa, cioè io sono innamorato dei luoghi, penso che è incredibile che ci siano persone che non hanno fame di luoghi. E noi dobbiamo sprigionare nelle persone la fame di luoghi, di andare a correre a vedere i luoghi. Tratti di un momento in cui non si può andare, però facciamola crescere questa fame, perché appena apriranno il recinto, la prima cosa da fare è andare a trovare questi luoghi. Questo mi sembra. E quindi questo film è una sorta di promessa. Cioè, guardatelo per incamerare il bisogno, di la gola, il desiderio dei luoghi. Questo mi sembra che abbiamo fatto, e speriamo che la gente vada a vedere uno di questi posti col suo sguardo, non con quello mio o con quello di Davide. E una cosa che anche mi veniva in mente mentre dicevi quelle bellissime cose sul fatto che i film possano essere proprio anche concepiti in un modo completamente diverso, appunto un solo abbraccio, un bacio, cioè cose... scardinare proprio la nostra concezione di opera cinematografica. In qualche modo io però mi stavo anche immedesimando nei nostri giovani autori. Tu sai, Franco, che il Festival di Torino si caratterizza da sempre per l'attenzione al cinema giovane e a per giovani, poi purtroppo non sono tutti così giovani, perché abbiamo dei quarantenni che riescono a fare il primo lungometraggio appunto a un'età già abbastanza avanzata, però abbiamo anche giovani che fanno cortometraggi, insomma c'è, e in qualche modo però il tema dell'industria esiste, perché se non ci sono i mezzi anche economici per realizzare un film, i risultati possono essere molto deludenti poi in termini pratici, perché un film è sempre comunque oggetto di una troupe, un direttore della fotografia, anche se molto scarna. E allora ti volevo, è un po' una provocazione, ti dico, forse tu ti sei sentito così libero perché c'era un produttore come Davide che smussava l'aspetto dell'industria cinematografica, però in qualche modo questo miracolo di film viene anche dal fatto che tutto l'aspetto produttivo
c'è anche la RAI comunque per un progetto così sperimentale ed è anche notevole che ci sia, no? Vorrei anche, Davide, che magari tu dicessi una parola su come hai potuto dialogare con loro, sulla estrema libertà con la quale voi avete potuto fare il film. Io penso che non deve essere una scusa il fatto che c'è appunto l'industria. Penso che ognuno di noi deve coltivare in modo sacro la libertà, cioè non è tollerabile che un artista non sia libero, ma direi che anche un cittadino che non abbia il culto della libertà, dell'immaginazione, no? Dell'esplorare i margini di se stesso e del mondo. Secondo me stiamo un po' perdendo questa dimensione anche dell'arte. Se l'arte diventa una caserma, come già sta diventando il mondo, veramente è finita. Quindi di volta in volta o si fanno le cose, o se proprio l'interlocutore non capisce, si possono anche non fare, e magari se ne fanno di più piccole. Io mi sono trovato bene appunto con Davide, perché non abbiamo mai percepito che avevamo un committente che avesse delle esigenze particolari. Sarei stato a disagio se ci avessero detto non dovete andare in Calabria, non dovete andare in... No, non avevamo nessunissimo, diciamo così, vincolo. Ed è bello che conquistarsi, Davide si è conquistato grazie alla sua autorevolezza. Io di carattere sono così, non riuscirei proprio a vivere in una dimensione di obbligo. E ai giovani dico, combattete per ritagliarvi uno spazio di libertà, perché a volte può essere anche una scusa quella che c'è, appunto, perché se io appunto filmo un bacio, non è che devo, e se lo so filmare bene, non è che l'industria, no, mi impedisce di fare un capolavoro. Se pensiamo anche per esempio nel mondo letterario, ci pensavo oggi, ma tutti i più grandi scrittori italiani non vengono dall'industria, dall'alta borghesia romana, milanese, da chissà che cosa, non sono stati pilotati, vengono da mondi periferici. Cioè Bufalino stava lì, Zanzotto stava lì, cioè non è che non sono prodotti di una grande industria letteraria, eppure hanno fatto cose di straordinario ingegno. Forse vale un po' anche per il cinema, cioè dobbiamo dare molta fiducia, diciamo così, all'immaginazione personale. Poi ci sono dei compromessi da fare, ma secondo me il cinema deve andare più verso questa dimensione molto molto libera. Perciò il documentario è più interessante del film, perché il documentario veramente è uno spazio molto libero e il film c'è una trama che in qualche modo devi portare alla fine. Quindi proprio la forma più che il potere, che l'industria, è la forma che tu decidi. Io vorrei vedere più documentari, perché mi sembrano più necessari, e meno film che spesso non sono necessari. Cioè, ci può essere un film di fiction bellissimo, ma spesso non è necessario. Uno lo fa perché devo fare il film. No, fai 10 minuti di passeggiate in un campo, se è quello che ti sembra utile fare, no? So come la pensa Davide. Ma guarda, io adesso ti racconto. Allora, da una parte confermo quello che dicevi prima, cioè noi siamo dei privilegiati, un privilegio che arrivati a 60 anni permette qualche anno di meno, credo però sia un privilegio guadagnato con la fatica degli anni prima, cioè nessuno ci ha regalato niente prima e poi col tempo in qualche maniera siamo arrivati a dire qualche cosa che viene riconosciuto anche sul mercato e per cui ci viene consentito di fare un progetto assolutamente libero con il nuovo cinema paralitico. E questa è una cosa. Però trovo anche un'altra cosa, soprattutto sui giovani. Temo che rispetto alle generazioni, almeno la mia, quella cresciuta negli anni 70, in un contesto di generale ribellione, oggi ci sia in giro molto più conformismo interiore da parte dei giovani. Cioè come se tendessero a essere più regolari e a fare le cose come quello là invece di farle nuove, no? Cioè, cercare di essere tutti dei nuovi Tarantino o qualcosa di nuovi Sorrentino piuttosto che andare a cercare la cosa che non è ancora stata detta nella forma più libera che possibile. Io vengo da questa curiosa situazione, se sto facendo uno di quei film che non piaceranno a te, Franco, una classica storia di commedia strutturata con gli attori eccetera eccetera, non ti farò infatti mai vedere, ma che uscirà eccetera eccetera, e ho avuto l'avventura di attraversare un processo di produzione, la prima volta che capita a me, che di solito mi faccio i film da solo, sto lavorando per un produttore e il produttore nella fase di creazione, dalla sceneggiatura alla messa in scena, ha fatto una serie di riunioni con dei giovani intellettuali, attori, sceneggiature, gente che lavora nel cinema,
io ho trovato un terrificante festival del conformismo. Cioè, quello che rompeva di più le palle, che diceva, ma queste robe qua sono vecchie, il politicamente corretto è una gabbia, cioè, ero io. I trentenni sembrava che fossero tutti molto più preoccupati di non dare fastidio a nessuno che non di dire una cosa anche sgradevole. Cioè, questa autocensura del politicamente corretto, del giusto da dire, non offendiamo quella là, non offendiamo quella là, perché ognuno alla fine ha le sue ragioni. Perfino a un certo punto si è discusso di una scena in cui facevo vedere dei pitbull come i cani, sono dei cani cattivi i pitbull, cioè metti dei pitbull borchiati, legati a una certa situazione, cioè, ma no, ma non è colpa del... Cioè, quando entri in questa roba è terribile, perché davvero non riesci più a dire niente. Hai paura di dire qualsiasi cosa perché hai paura di urtare e dare fastidio a qualcuno. Noi forse siamo stati una generazione che invece voleva dare fastidio a tutti e sbagliava in questo senso, perché non abbiamo ascoltato un sacco di gente che la sapeva più lunga. Però ecco, mi sembra che in giro, soprattutto da parte dei giovani, ci sia una forma di autocensura preventiva interiore che li ferma e li spinge a fare una cosa più regolare, più precisina, appunto più industriale, usiamo pure questo termine, che non quella cosa che viene dalla necessità di farla, che molto spesso è grezza, ma ha una sua necessità, un'urgenza, qualcosa da dire. E questo, dico, non ha a che fare con i soldi, veramente. Cioè, io vengo da una generazione in cui i film costavano davvero tanti soldi, cioè c'era la pellicola, la luce non era quella che potevi usare con le telecamere di oggi, che filmano al buio. Dovevi portarti dietro tutto, i macchinisti, gli elettricisti, i proiettori. Adesso c'è molta... Non è quello il problema, secondo me. Adesso si può fare tutto quasi con niente, col tuo telefonino. Ma manca la volontà interiore di farlo. Bene, allora io vi ringrazio, vi invito, è scontato, appena sarà possibile, a presentare il vostro film in sala a Torino e ovunque sarà possibile, insieme, come avevamo immaginato ad agosto, appunto, Davide, e vi invito, ecco, Franco, noi abbiamo dei documentari bellissimi al TFF, sono veramente una zona proprio al confine tra il cinema di finzione, il cinema documentaristico, film molto liberi, mi farebbe piacere se tu riuscissi a vederne qualcuno, e vi ringrazio e invito il nostro pubblico ovviamente a vedere il nuovo cinema paralitico e a leggere La cura dello sguardo, edito da Bompiani. Buon pomeriggio. Ciao. Viva il cinema. Grazie. Ciao.